Buonasera, buonasera e benvenuti alla prima puntata di New Insurance, che è la nuova trasmissione di Le Fonti TV collegata alla rivista New Insurance, diretta da Angela Maria Sculica. Per questo warm-up abbiamo due ospiti, direi, del mondo assicurativo, direi di eccezione. E partiamo da Simona Fumagalli, Country Manager Italia di XL Catlin, che è una multinazionale con sede nelle Bermuda, e Massimo Michaud, presidente di CF Assicurazioni e CF Life, compagnie del gruppo Tecnocasa. Benvenuti. Grazie. Grazie. Allora, una breve presentazione dei nostri ospiti. Simona Fumagalli, prima di lavorare in XL Catlin, ha lavorato in Zurich e prima ancora in Marche, mentre Massimo Michaud per 15 anni è stato impegnato nella direzione aziendale in Generali, Allianz e AXA, e anche in altre compagnie assicurative. Allora, stasera parliamo di intermediazione, che è un pochino un punto focale in questo momento di cambiamento, con l'arrivo anche della direttiva intermediari. Noi sappiamo che con l'avvento del digitale il mondo assicurativo si è trasformato e si è trasformato anche il mondo dell'intermediazione. Sono nati nuovi canali, ma i canali già esistenti si sono trasformati, hanno dovuto volente o nolente rapportarsi con il mondo del digitale e tutte le opportunità e anche i rischi che questo mondo porta. Iniziamo a chiedere ai nostri ospiti qual è la strategia distributiva delle vostre compagnie, cioè con quali tipi di intermediari lavorate. Partiamo prima da Simona Fumagalli. Buonasera, XL Catlin Italia opera nel ramo danni e il 90% dell'intermediazione attraverso i broker assicurativi, il 10% attraverso agenti, in particolare sono underwriting agencies, quindi intermediari che poi lavorano con i broker assicurativi. Di fatto per noi il broker assicurativo rappresenta un nodo importante all'interno del nostro canale distributivo in quanto di fatto è per noi un consulente, è un elemento cruciale in quanto rappresenta comunque un elemento di continuità e di relazione con poi quello che è il cliente finale. Quindi per noi l'approccio non è mai direttamente al cliente, ma sempre attraverso il canale del broker principalmente. XL Catlin opera nel ramo danni, nel segmento principalmente dei large clients. Chiaramente per andare su segmenti medio-piccoli abbiamo necessità di canali distributivi diversi e per questo abbiamo aperto anche alle underwriting agencies, quindi ad agenti che di fatto lavorano con il mandato di XL Catlin su specifiche linee di business. Quindi l'obiettivo è stato appunto quello di ampliare la nostra offerta anche su segmenti più piccoli e utilizzare questo canale alternativo. Molto coraggiosi perché in Italia non è cosa da tutti, ecco. E il gruppo Tecnocasa lo conosciamo tutti, è un gruppo che il cui core business non è quello assicurativo. E voi collaborate con Tecnocasa per quanto riguarda la distribuzione, cioè vi fate distribuire da loro che cosa. Ma in realtà il gruppo Tecnocasa è un grandissimo gruppo di distribuzione, anche se in un ambito un po' Diverso, diverso certo. da quello assicurativo. E una del fascino di CF, del gruppo CF è proprio quello di essere filiale di questo gruppo. E in realtà se qua si guarda a quello che fa il gruppo CF come distribuzione, ha un po' un'ampia gamma di distributori, mediatori creditizi, gli agenti, i broker, le banche, e con questi diciamo che la strategia generale del gruppo è quella, una strategia omnichannel, quindi che utilizza un po' tutti i canali per arrivare al cliente, con una specificità di prodotti, ed è una strategia che diciamo ha al suo interno una forte presenza di mediatori creditizi. Una parte dei mediatori creditizi sono anche collegati a una rete direttamente collegata a Tecnocasa. Ottimo. E
Diciamo, tutti i canali sono indistinti o magari qualche canale più concentrato su qualche ramo, qualche business, Ma qualche allora, comparto? in realtà parlare dell'approccio di mercato di CF partendo dai canali non è esattamente, perché CF è soprattutto ha una strategia di offerta molto particolare, ha una strategia legata molto alla protection e quindi tutto il tema della protezione del credito con le varie forme assicurative che adesso si collegano. E poi a fianco di questo sta sviluppando tutta una serie di nuove offerte, tra cui un'offerta su welfare molto originale, molto innovativa, che è la prima offerta, diciamo, di welfare integrato che è stato fatto all'interno. A fronte di queste offerte, CF le apre a una strategia multicanale, diciamo, in cui ciascun canale può accedervi perché, e quindi va nei confronti dei differenti canali di distribuzione, adattando queste offerte ai canali di distribuzione. Il canale di distribuzione principale in questo momento è quello dei mediatori creditizi, ma c'è un forte sviluppo del canale banche, del canale agenti, del canale broker. Come avete visto, abbiamo preso due casi abbastanza particolari e interessanti. Quindi a CF tutti fanno tutto in un certo senso. Tutti hanno accesso ai prodotti specifici che l'azienda propone. E in XL Catling? In XL Catling chiaramente i prodotti che distribuiamo sono per tutti i broker, quindi non sono specifici per un determinato canale. Per quanto riguarda le underwriting agencies, invece, abbiamo una specializzazione. In particolare, noi operiamo con due nostre underwriting agencies, una specializzata nel ramo financial lines e una nel ramo property e casualty. Quindi, nel caso appunto di underwriting agency dove utilizziamo per la maggior parte prodotti standardizzati, abbiamo di fatto una esperienza e una conoscenza particolare di questi segmenti da parte di questi due underwriting agencies. Per quanto riguarda invece il canale broker, mettiamo a disposizione i prodotti assicurativi di tutte le linee di business. Si tratta, nella maggior parte dei casi, non di prodotti standard, ma di prodotti che vengono poi, di fatto strutturati in base alle esigenze del cliente, quindi, non sono mai prodotti o wording standard, vengono sempre comunque adattati, modificati e studiati ad hoc per, il cliente. Adesso che si anglicizza tutto, diremmo prodotti tailor-made, no? Sì. Ecco, una degli ingressi, dei nuovi ingressi ormai nuovi, sono parecchi anni, ma che hanno fatto inizialmente più arrabbiare gli agenti, sono le compagnie dirette. E diciamo che il mondo assicurativo, le società assicurative di solito proprio si spaccano, c'è una parte che si è impegnata nelle compagnie online, le vecchie telefoniche, e un'altra parte che ha rifiutato l'idea. Poi c'è stato chi ha preferito magari utilizzare dei broker, dei comparatori, ma senza però vendere online direttamente le polizze. Voi avete pensato di iniziare a tratteggiare una futura compagnia diretta oppure no? Per quanto riguarda XL Catlin, no, neanche a livello di gruppo, non solo in Italia, nel senso che crediamo nel ruolo del broker e dell'intermediario. I nostri clienti sono i clienti finali, ma il broker e l'intermediario ha un ruolo importante. Come dicevo, ha un ruolo importante in quanto di fatto crea la relazione di lungo termine anche con il cliente finale, rappresenta gli interessi del cliente, ma di fatto presenta le informazioni a noi assicuratori in modo dettagliato, quindi fa anche un'attività di risk analysis e di risk management importante di fianco a fianco con i clienti. E in più di fatto dà un feedback a noi compagnie. Che è importante per poi andare a sviluppare anche nuovi prodotti e quindi nell'ambito poi dell'innovazione, delle coperture assicurative. Quindi il ruolo dell'intermediario per noi è imprescindibile e non andremo sul diretto, non nella strategia del nostro gruppo. Ok, sentiamo Michaud e voi siete
multichannel, omnichannel, quindi teoricamente una diretta prima o poi potresti anche pensarla, o no? Allora, io credo che c'è una fondamentale, diciamo, una misconception, visto che parlavamo di termini, no, un po' Anglofili. così, per quanto riguarda il diretto è sempre stato considerato un canale separato, lo può essere, è stato dimostrato sul mercato che ci sono dei tipi di attività, specialmente delle attività molto ripetitive, molto competitive, vi dicendo che si prestano benissimo al canale diretto. Però ci sono delle attività, e qui io concordo con quello che diceva la dottoressa Fumacaldi, che non si prestano così tanto perché necessitano di una presenza presso il cliente. Io direi che la strategia di CFM, comunque, che è una strategia che si basa su un'offerta specifica, particolare, mirata su certi tipi di segmenti di clientela, quindi in qualche modo molto orientata a quello che la nuova IDD sta ponendo, è anche una strategia che richiede che la rete fisica rimanga al centro, quindi sì allo sviluppo di modalità e di funzionalità dirette a supporto della rete, ma con la dominanza sempre delle reti fisiche. Quindi oggi come oggi CF ha scelto le sue reti, le reti fisiche, che siano reti di mediatori, di agenti, di broker, di banche, ma a fronte di queste reti le supporta con delle modalità dirette, ma non ha vocazione a sostituirli con modalità dirette. Benissimo, si diceva l'RC Auto sembra adatta per la vendita diretta, in realtà vorrei capire quanti clienti, quanti assicurati che scelgono l'RC Auto online sanno che cos'è una rivalsa, che è qualcosa di importantissimo nella propria assicurazione, perché se poi capita un incidente e uno non rientra in certi canoni, poi deve risarcire. Quindi comunque, gli agenti non sono nemici comunque del digitale, lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito. Magari una parte degli agenti resiste un pochino alla digitalizzazione. Ecco, e così succede molto meno che per i broker, no? Voi come sostenete i vostri broker e i vostri underwriting Sì, agencies? noi abbiamo portato avanti delle iniziative pilota in ambito di digitalizzazione su alcune linee di business, soprattutto per migliorare quelli che sono i processi e quindi poi alla fine garantire un'efficienza maggiore sia per l'intermediario che per il cliente finale e la compagnia, chiaramente. Quindi la digitalizzazione va nell'ottica di un miglioramento di quelli che sono i processi. Molto bene, quindi comunque voi vi state anche rapportando, state anche seguendo le evoluzioni un pochino, che per i broker comunque non, no, problemi non dovrebbero essercene molti, giusto? No, infatti vogliamo dare poi la disponibilità chiaramente di avere accesso alle nostre piattaforme di underwriting informatiche, quindi garantire un accesso anche a quelli che sono i dati, perché comunque questo crea una condivisione di informazioni e quindi una migliore gestione anche del rischio, però non appunto una digitalizzazione che va nell'ottica di una diretta Su sul questo lo abbiamo cliente. ribadito, tanto che non abbiate paura che. Ma loro come rispondono? Gli intermediari sono interessati a un processo più semplice, soprattutto quando si va su una fascia medio-piccola, dove comunque migliorare, rendere più efficiente comunque la gestione del processo è un vantaggio perché crea chiaramente un'economia maggiore anche per l'intermediario stesso. Allora, quindi va tutto bene, no? Non è come chi parodiava quella pubblicità che diceva, ma intermediari e digitale, potesse un asteroide e sotterra lo studio di fonti TV. Ecco, voi invece, CF, ha molti più intermediari e penso che tutti dovranno prima o poi rapportarsi con la digitalizzazione. Ma allora, dobbiamo forse parlare un secondo dell'evoluzione tecnologica, perché io credo che quando si parla di evoluzione tecnologica molto spesso si parla di singole tecnologie,
artificial intelligence, l'Internet of Things e via dicendo. Secondo me oggi come oggi una compagnia che è di fronte all'innovazione tecnologica deve porsi la domanda di che tipo di modello di business vuole adottare. Il modello di business è il modo in cui questa compagnia vuole competere nel mercato, perché nel passato c'era una certa omogeneità, almeno in una certa fascia di compagnie, nel modo di competere nel mercato. Io penso che nel futuro ce ne sarà sempre meno. Venendo al caso di CF, CF ha fatto una scelta, sta facendo delle scelte, sono scelte in un mercato che non è un mercato, diciamo, di corporate, ma è un mercato più di retail, sta facendo delle scelte di posizionamento su aree specifiche. L'ho fatto nel campo della protection per tantissimi anni, sta valutando e studiando delle soluzioni molto interessanti, molto innovative, con il tema della casa, ovviamente, essendo legata al gruppo Tecnocasa, che è una vera potenza su questo settore, e nello stesso tempo ha già realizzato un approccio che è molto tecnologico, nel senso che il nuovo prodotto welfare, di welfare integrato, è un prodotto che non è focalizzato sui rami ministeriali, ma è focalizzato sui bisogni, quindi segue la famiglia nel ciclo di vita e modifica le coperture assicurative, mischiando coperture di infortuni, di long term care, sanitarie, vita e via dicendo, all'interno di un processo che cambia secondo il ciclo di vita, secondo la situazione familiare, l'età, le esigenze che ci sono. E questo lo fa con un certo grado di automatismo, in modo che non ci sia il rischio che il cliente, cambiando i suoi bisogni, si ritrovi scoperto rispetto delle competenze fondamentali. Questo è dal nostro punto di vista, per quello che ne sappiamo noi, il primo esempio di welfare integrato evolutivo, cioè che una polizza onnicomprensiva che risponde ai bisogni del cliente, che sono stati studiati in maniera scientifica e che si adatta alle sue necessità nel tempo, anche senza l'intervento diretto del cliente. Ovviamente il cliente è sempre a capo del suo progetto di vita e quindi chiaramente può decidere, ma in qualche modo gli viene costantemente proposto un aggiustamento di questo. Ecco, per me l'innovazione vera è una scelta di modello, questa è una scelta del modo di competere. Competiamo in certi settori, in questi settori vogliamo essere differenti, non vogliamo essere come tutti gli altri, andiamo a fare delle offerte che assolutamente non ci sono all'interno del mercato. Ma c'è un grado di digitalizzazione differenziato tra i vari canali distributivi? È chiaro che dietro, allora intanto tra i vari canali fino a un certo punto, però ci sono diverse soluzioni tecnologiche per i vari canali, ma non è che uno lo può quantificare e dire questi sono meno e questi lo sono di più. In realtà ciascuno dei canali ha accesso a delle soluzioni tecnologiche che si adattano a quelle che sono le richieste del canale, ma la cosa più importante è che la scelta di fondo è quella di automatizzare l'offerta, mettendola a disposizione in maniera tale che chi deve fare un lavoro difficile oggi, perché è un intermediario che deve lavorare con una numerosità di clienti molto ampia, in un mercato retail fa fatica a poter seguire le loro necessità in ogni momento dello loro sviluppo, trova delle soluzioni che in qualche modo lo aiutano e gli permettono di farlo all'interno di un'azienda. Questo, per quanto ne sappiamo noi, è il primo caso che c'è in Italia di questo tipo di iniziativa sul mercato retail. Ok, chiudiamo con una battuta, se avete voglia. Gli intermediari proseguiranno a fare il loro lavoro nei prossimi 100 anni, secondo voi? Sì, credo di sì. Non moriranno mai, insomma. No, cambierà probabilmente il ruolo dell'intermediario, del broker o agente, sarà più consulente, avrà un ruolo sempre maggiore di professionalità e di fatto affiancamento al cliente. E sarà. Però ha un valore aggiunto che comunque rimarrà. E sarà digitale, siamo tutti amici del digitale, no? E Michio? Io ho svolto l'attività di intermediario di assicurazione e penso che non è quel tipo di intermediario di assicurazione che ci sarà domani,
nel senso che tutta l'attività amministrativa che oggi pesa tantissimo sul, e tutto quello che è la parte regolamentare, che sono molto molto pesanti, debba essere in qualche modo automatizzato. Tra una cooperazione, tra le imprese assicurative e gli intermediari, bisogna automatizzare questa parte qui, perché sennò questo affoga l'intermediario, soprattutto nei segmenti retail, lo affoga e non gli consente di svolgere il suo vero ruolo, che come si diceva è il ruolo della consulenza, della professionalità e dell'espressione della professionalità nei confronti del cliente. Ecco, mi pare un paio d'anni fa era stata pubblicata una notizia riguardo un agente robot, il quale poi alla fine diceva: io non vedo perché gli agenti ce ne siano così pochi, è un mestiere favoloso, e sarebbe un April Fool, un pesce d'aprile o un matto d'aprile, chi dovesse rifiutare questa professione. In realtà questo articolo, che poi era stato ripreso a destra manca, era un pesce d'aprile, però molto probabilmente nel futuro ci troveremo davvero l'intelligenza artificiale, che non dico che sostituisce la gente, ma che affianca la gente, no? Perché abbiamo detto che non saranno mai sostituiti. Sì, io penso che l'intelligenza artificiale e tutta la tecnologia possono essere studiate a supporto delle reti o in alternativa alle reti. La scelta è di ciascuna compagnia, però io credo che il modo più efficace, quantomeno per l'attività di alcune della compagnia che qui rappresento, sia quella di dare priorità e particolare valore alle reti fisiche, aiutandole con tutti i sistemi di natura digitale. Molto bene, concorda? Sì, sono completamente d'accordo, direi, anche se operiamo su ambiti diversi, ma su questo siamo totalmente allineati. Sì, perché abbiamo scelto volontariamente due compagnie che proprio operano su due ambiti diversi per dare due esperienze differenti. Ecco, siamo in chiusura, ringraziamo i nostri ospiti, Simona Fumagalli e Massimo Michaud, che magari avremo ancora, chissà mai, come ospiti nel prossimo futuro, o con questo conduttore o con un altro conduttore, magari chissà mai l'intelligenza artificiale potrebbe anche sostituire i conduttori televisivi, e non so se sarebbe così negativo. Grazie ai nostri ospiti e grazie al nostro pubblico, alla prossima puntata.